Eccoci qua. Benvenuti nella mia falegnameria. Siamo ritornati anno 2023. Speriamo che ci porti un po' di lavori decenti e anche carini da far vedere nei nostri video. Intanto ho cominciato con una bella porta in massello, ma prima di farvi vedere tutti il procedimento di come ho realizzato questa porta, chiaramente c'è bisogno che mettete un like, iscrivetevi al canale, così lo fate adesso e non vi dimenticate dopo. Intanto partiamo con la sigla. Tutte le lavorazioni che sono state fatte, voi le vedete nel video. Ho dovuto ricreare le cornici, adesso poi parleremo della verniciatura. Nel frattempo, ecco, voi vedete che ho ricreato le cornici, diciamo la fresatura come disegno che già era preesistente anche sull'altra porta, tutto quello che riguarda la battuta, perché la porta va abbattuta. Ci abbiamo sotto, sul lato di sotto ci va questo zoccolo alto come si faceva una volta, e quindi ho dovuto ricreare questa fascia che va poi a implementare la porta stessa. Quindi diciamo che tutta questa lavorazione è stata fatta con il legno massello, quindi tavoloni, taglia, pialla a filo, pialla a spessore, carteggiatura, una prima sgrossatura di carteggiatura. Ho creato il foro per la serratura utilizzando la mia macchina lavoratrice verticale, che qualcuno quando faccio video mi dice: perché non usi questa macchina, perché non usi quest'altra macchina? Allora è chiaro che quando preparo un video da farvi vedere non sto lì a utilizzare sempre i macchinari che ho, perché cerco di farvi capire, cerco di farvi vedere che comunque anche se uno ha una piccola squadratrice non devi avere per forza macchinari enormi per poter poi fare dei lavori fatti bene. E quindi quando posso utilizzo delle tecniche che mi permettono di utilizzare anche solo la squadratrice oppure la troncatrice, oppure ecco, se ho una troncatrice a radiale, invece di fare delle fresature con dei macchinari che ho che sono professionali, cerco di farli con quelle macchine lì, perché vi faccio vedere che insomma se ce l'avete dentro il garage lo potete utilizzare anche voi e utilizzare quel sistema lì per fare fresature così. Io ho una fresatrice verticale con già le frese che quando tiro la leva mi fanno i fori per le serrature che già sono predisposti. È chiaro che utilizzo quella macchina, il lavoro mi viene anche più pulito, ma faccio anche più veloce, perché è una fresa a catena che mi fa giusto il taglio per entrare con la serratura dentro in modo perfetto. Non so se ho dimenticato qualcosa. Nel frattempo vedetevi i passaggi che ho fatto. Logicamente poi ho dovuto incollare il tutto, ho dovuto preparare le fresature e il pannello affinché potesse entrare in modo perfetto, così quando si va a incollare questo diventa un pezzo unico.
Ecco, un'altra cosa che ho utilizzato un po' diverso da quello che era il lavoro che si faceva una volta è l'utilizzo delle cerniere. Ho utilizzato delle cerniere a doppio foro regolabili, non ho utilizzato le classiche Anuba di un tempo perché questa porta rispetto a quelle che sono esistenti è molto più larga. Questa è una porta di 1 metro ed è molto più pesante, quindi ho preferito utilizzare delle cerniere, delle Anuba a doppio foro che non solo hanno una tenuta maggiore, ma posso regolarle anche perché vi dirò dove andrà messa questa porta. Non è un posto già prestabilito per le porte. Praticamente hanno aperto uno squarcio in un muro e quindi io questa porta dovrò addirittura fissarla a muro, non c'ho neanche controtelai, quindi capirete il lavoro che devo fare, e ho preferito utilizzare queste cerniere perché queste cerniere mi danno la possibilità di regolarle anche in altezza, spostare a destra e a sinistra. Ci sono le varie regolazioni, come potete vedere, su cui posso venire avanti, spostarmi in 3 posizioni. Capirete? Con questa vado a bomba, anche se troverò un falso squadro sul muro, che è una cosa sicuramente esagerata. Allora, eccoci qua. Oggi fa esageratamente freddo. Io esco da una settimana di influenza australiana, quindi pensate un po' come sto messo. Allora, prima cosa che facciamo, devo andare a tingere adesso il tutto. La mia tinta è composta da un concentrato di noce. Ecco, io non utilizzo i prodotti ovviamente da brico e robe del genere, però comunque un qualsiasi concentrato, tinta, noce, medio, che voi comprate anche nelle ferramenta o nei vari brico, vi permette di dosare la quantità di prodotto così da poter scegliere più o meno la densità del colore. Ecco, io adesso più o meno ci avevo già una mezza cosa preparata di un altro lavoro e quindi dovrebbe essere quella che insomma mi serve. Allora, cosa faccio? Intanto intingo la mia spugna, è una semplice spugna per lavare i piatti o per lavare la macchina, qualsiasi spugna. Intingo il prodotto e poi lo vado a dare, vedete, sul pezzo di legno che avevo come campione, ma sinceramente secondo me dovrebbe essere un po' più denso quello che devo fare. Adesso lo faccio asciugare un attimo, ma già ho visto che in linea di massima è un po' troppo liquido. Quindi vado a mettere un altro po' di prodotto, un po' no, di liquido, un po' troppo chiaro. Vado a mettere un altro po' di prodotto. Siccome il concentrato ne serve poco, così intanto vi ho fatto vedere quello che faccio. Adesso preparo tutto, faccio il colore e poi comincio a tingere, vi faccio vedere il metodo che utilizzo. Allora, sembra che abbia trovato la tinta giusta. Ho fatto già un primo passaggio. Ecco, questo è il telaio e vado avanti con il telaio, sempre con la spugna. Ecco qua, vedete come si colora bene. Adesso cominciamo a tingere l'intera porta. Andiamo.
uscita all'acqua noi andiamo a uniformare tutta quanta la base, il pezzo, possiamo ripassarci quando è ancora bagnato, possiamo ripassarci più volte perché tanto il legno più di quello non assorbe. Ovviamente se è una giornata estiva, ma oggi siamo a metà gennaio, fa un freddo che per asciugarsi questo ci vuole 2 giorni e quindi non è un problema, fin quando non si asciuga noi possiamo ripassare sopra con la spugna imbevuta, ma più di quello il legno non riesce ad assorbire, quindi la patina che si crea, la tinta che viene assorbita è sempre la stessa. Così, adesso vado avanti, giro e poi andiamo sulla verniciatura a trasparente. Il segreto è stenderla bene, non lasciare mucchietti di tinta da qualche parte, perché poi comunque rimarrebbe la macchia se non è stesa bene, quindi una bella stesura sicuramente ci farà avere il prodotto finito ottimo. Così andiamo avanti. Adesso andiamo con il trasparente alla nitro per dare proprio la copertura a tutto quanto la tinta e la porta. Vado con pressione 2 e 1 in base alla durizione della vernice, il ventaglio solitamente aperto, accendo l'aspiratore, sentite rumore, ma non vi preoccupate perché ci vuole che qui aspiro tutto. Bene, allora adesso che si è asciugata, vedete la porta sembra grezza perché tutta la vernice è stata assorbita dal legno, ma questa è la classica fase dove andiamo a otturare i pori del legno. Adesso carteggio con carta vetrata 220 leggera, una carteggiatura leggera gli darò per togliere il pelo che si è alzato, dare una lisciata e poi dopo faccio la seconda mano e in base a come reagisce nella seconda mano devo decidere se farne una terza mano oppure può andare bene la seconda mano, perché comunque c'è una diversità di legno tra il massello, l'abete e il pioppo che è il multistrato. Vado leggermente perché la prima mano non copre, non riesce neanche a proteggere proprio eccessivamente bene gli spigoli del legno che è stato tinto, quindi se vado ad incidere troppo sugli spigoli, attenzione quando lo fate, andiamo a scoprire la tinta. Ok, quindi leggera, mano leggera. We'll be right back.
come potete vedere ho tolto tutte le parti lucide. Questo dal fatto che si è tolta tutte le parti lucide si capisce che è andata via tutto lo strato di vernice, è rimasto questo, è rimasto sicuramente più grezzo di questo. Molto probabilmente gli darò una terza mano molto liquida proprio per uniformare proprio tutto la verniciatura, anche se in realtà questa porta non andrebbe così tanto lucidata perché quelle che ci sono sono già vecchie e quindi hanno perso la loro lucidità della vernice, quindi ci sarebbe una netta differenza. Deciderò dopo, vediamo. Ci siamo, ultima mano di vernice. Beh, chiaramente quello che ci interessa adesso è aspettare che si asciuga, vediamo la finitura come sarà e se c'è bisogno o meno di dare un'altra mano. Credo che questa mi basti, sono sicuro che questa va più che bene, altrimenti andiamo troppo, diventa un po' troppo lucida, troppo che non si assomiglia alle altre porte. Attendiamo. Intanto vado avanti con i telai e le cornici e poi dopo vediamo l'effetto finale. Perfetto, la porta è montata, eccola qua, siamo negli uffici del nostro comune, vedete. Perfetto. È stata buona, aiuto.